Brutta notizia ragazzi, perché purtroppo in questa puntata mancheranno delle parti di video, me ne sono accorto soltanto ora, quindi io chiedo scusa per l'inconveniente, ma vi auguro una buona puntata. Ciao a tutti ragazzi, da Zlatan. Ciao a tutti ragazzi, qui è Rudy Zlatan e siamo pronti a continuare questa carriera con la Roma. Manca pochissimo al mercato di gennaio, infatti mancano due partite, entrambe in casa con Milan e Sassuolo. Sappiamo che la Roma in queste due partite nella realtà ha fatto soltanto 2 punti. Speriamo quindi di fare meglio della squadra di Garcia. Ma noi siamo un altro Rudy, siamo Zlatan e quindi non possiamo assolutamente perdere. Abbiamo lasciato la scorsa puntata con la partita con il Genoa e eravamo rimasti imbattuti per più di 10 gare. Vediamo di continuare su questa strada qui. Adesso c'è il Milan che non è l'ultima delle avversarie, quindi una partita abbastanza complicata questa qui dell'Olimpico. Dobbiamo cercare di trovare la chiave giusta, la chiave di volta subito dall'inizio. Quindi andiamo a vedere adesso questa partita. Rudy Zlatan schiera un 4-3-3 qui all'Olimpico per assaltare il Milan. In porta c'è Perin, Rodriguez, Laporte, Manolas, Maicon, i difensori centrali, Nainggolan, Strootman e Pjanic a centrocampo. Davanti il tridente sarà quello pesante con Totti, Iturbe e Gervinho. Risponde il Milan di Inzaghi con Lopez in porta. È un 4-3-3 anche quello di Inzaghi. Almero, Alex, Zapata e Abate saranno i difensori. Montolivo, De Jong e Poli a centrocampo, Keisuke Honda, Stefan Elcharawi e El Niño Torres, le 3 punte. Quindi speriamo di vedere un grandissimo spettacolo qui all'Olimpico. C'è una pioggia fittissima che darà sicuramente fastidio per lo spettacolo, ma noi ci auguriamo di no. Andiamo a goderci questa partita. Ora Nainggolan subito strappa questo pallone, la Roma in avanti con Pjanic, poi Gervais, il tocco per Totti che può calciare. C'è anche un calcio di punizione perché quando Totti ha calciato verso la porta difesa da Diego Lopez è stato steso da Abate. Quindi calcio di punizione, può partire Pjanic e da qui è pericolosissimo il bosniaco. Incredibile ragazzi, che parata Diego Lopez. Aveva fatto un gran tiro Milan e Pjanic. Roma che è partita fortissimo in questi primi 5 minuti di gioco. Ancora Poli, serve Abate, è velocissimo, il tocco è per Torres che può metterla dentro. È arrivato Keisuke Honda a saltare sulla testa di Maicon, che è comunque l'ultimo a toccare. E ci sarà calcio d'angolo per il Milan. Ora va il giapponese, il cross dentro dove c'era Mi. Tocca la difesa della Roma. Ora Montolivo in aria. Attenzione il pallone all'indietro dove c'è Almero. Poli può calciare, decide di toccare a Torres, che esce fuori da De Jong. Ora Poli, tocco per De Jong, che prova il tiro. Chiude Manolas. Il tocco stavolta è dell'olandese. E quindi rimessa dal fondo per la Roma, che riparte con Perin. Di Poli, poi viene fermato, cerca di imbeccare subito Gervinho la Roma. Ora può andare con Capitano, il tocco per Gervais, in aria Gervais, la finta di tiro, poi ci prova con il destro Diego Lopez. Ha sbagliato qui l'angolo di tiro Gervinho, che ha trovato il primo palo. Troppo debole per impensierire Diego Lopez. Ora Francesco Totti, palla alla porta, il tacco di Totti per Pjanic, che può calciare e non trova il primo palo. Miralem Pjanic, ci prova ancora la Roma con il bosniaco. Miralem Pjanic, ancora un'invenzione di Francesco Totti. Ora Poli, pallone all'indietro per Abate. Ora Rodriguez, pallone a cercare Totti, vince il palo Rodriguez. Attenzione, occasione importante, Totti porta l'uomo a Rodriguez, che prende il fondo, prova a cruzzare. Ora il pallone all'indietro, dove c'è Strootman? Strootman da Pjanic. Pjanic in aria. La finta di Pjanic, che rientra sul mancino Almero. Fa ottima guardia, rinvia, ma non c'è più tempo per continuare. Finisce il primo tempo. La Roma ha giocato un'ottima prima frazione, ma si trova comunque in parità con il Milan, che sta tenendo bene. Vedete ragazzi, la posizione di Armero al cross di Bonaventura, cioè posizione di fuorigioco nettissimo di Armero, tant'è che guardate la bandierina del guardaline, come si fa a nascondere? Guardate la bandierina del guardaline, è nettamente alzata. Io mi fermo perché naturalmente è fuorigioco. Esce Perin,
sul colpo di testa di Almero, quindi è attivo assolutamente Almero. E dopo questo batti e ribatti, che poi sembra essere in fuori gioco anche qui sul tiro. No, guarda quello laggiù, che culo. Insomma, c'era. Non so chi erano quei due che si stavano sbattendo tra di loro, che tengono in gioco Almero, altrimenti sarebbe stato in netto fuorigioco. Comunque, fatto sta che è un gol viziato da un netto fuorigioco, quello segnato dal Milan. Ora la Roma ha pochissimo tempo per provare la reazione. Jackson Martinez, non c'è calcio di punizione però. Brutto fallo qui di Poli su Kenny Strootman, quindi c'è cartellino giallo anche per Poli. Vediamo se Pjanic ci proverà anche da qui. Siamo abbastanza distanti dalla porta. Difesa da Diego Lopez. Può andare comunque. Miralem Pjanic. Parte Pjanic con il destro, la palla gira troppo e finisce addirittura centrale. Può controllare Diego Lopez, quindi finisce qui questa partita tra i fischi del pubblico, perché il gol segnato dal Milan era assolutamente da annullare. Però la Roma è comunque consapevole di aver fatto una grandissima partita. Peccato davvero per non aver raggiunto il risultato pieno. Milan che ha reagito abbastanza nel secondo tempo. Primo tempo completamente dominato dagli uomini di Zlatan, che hanno concesso un pochino troppo nella ripresa, ma comunque stavano portando a casa una vittoria importante fino al 90esimo. Poi è arrivato quel gol viziato da un netto fuorigioco di Almero. Qui Turbe ci ringrazia per giocare così spesso. Noi veniamo raggiunti dalla Juventus in classifica, ma abbiamo una partita in meno, quindi abbiamo la possibilità di staccare. La Juventus ha 3 punti. Adesso Adem Ljajic chiede di giocare perché si sente in forma. E io credo proprio di accontentarlo, perché in casa con il Sassuolo ruoteremo un pochino i giocatori. Adesso dobbiamo ripartire assolutamente, perché abbiamo perso questa occasione di continuare un'ottima stagione e di allungare sulla Juventus in classifica. E quindi adesso abbiamo subito la possibilità però per ripartire con il Sassuolo. Andiamo a goderci questa partita all'Olimpico. Buonasera a tutti, eccoci con le immagini in diretta dallo Stadio Olimpico. Andrà in scena Roma-Sassuolo questa domenica sera, molto importante per i giallorossi che vogliono ripartire al più presto dopo il pareggio nella sfida con il Milan, che è giunto al 90esimo. Qui la formazione della Roma, che schiera Perini in porta, Rodriguez, Laporte, Manolas e Maicon, centrocampo Keita, Strootman e Pjanic. Davanti non c'è Gervinho, gioca Iturbe larga a sinistra, testa Ljajic, centrale Jackson Martinez, non gioca neanche Totti, risponde Di Francesco con consigli, Peluso, Cannavaro, Manfredini, Gazzola, Taider, Manganelli e Biondini, Versalico, Sansone, Zaza. 2-4-3 in campo. Sono due squadre che se la giocano e non stanno certo a guardare troppo il risultato. Quindi vedremo sicuramente un grandissimo spettacolo quest'oggi. Ora Strootman cerca Jackson. Pallone per Martinez, che entra in area. Pallone sul destro di Martinez, che lo prova. Ci prova subito la punta colombiana, ma non trova la porta. Difesa da consigli. Stavolta la meglio il serbo. Ljajic prende il fondo. Ljajic, il cross dove c'è Iturbe, che colpisce di testa. Non è la sua arma migliore questa di qua, Manuel Iturbe, che con la testa sorvola la traversa. Non era neanche abbastanza forte per battere consigli questo tiro. Attenzione che è velocissimo Iturbe. Il tocco per Jackson. Ancora Iturbe, il pallone per lui. Taglia sul destro Iturbe. C'è Jackson dentro, il pallone per lui. Cannavaro, incredibile, se l'è trovato praticamente addosso. Con un po' di fortuna chiude il Sassuolo. Contropiede magistrale della Roma, che non riesce però a chiudere. E quindi 0-0 dopo questi primi 45 minuti di gioco. La Roma in quest'ultimo periodo è in leggero calo. Deve tornare sui suoi ritmi se vuole vincere questo campionato, perché la Juventus non sta sbagliando più. Attenzione a Gazzola. Tocco dentro per Versalico. Quella Gazzola può dare al cross una seconda volta e c'è il gol, autogol. C'è il gol di Biondini. C'è il gol di Biondini, viene anticipato Costas Manolas.
e la Roma si trova sotto all'Olimpico con il gol di Davide Biondini, 1-0 al 50esimo. Io ero convinto di averla presa, tant'è che pensavo fossi fatto autogol. Comunque la Roma si trova sotto e adesso è difficilissima, ragazzi, dobbiamo reagire. Rodriguez, pallone per Iturbe, Iturbe taglia verso il centro, poi il tocco per Martinez che fa fatica qui a girarsi, prova ancora Iturbe. Iturbe entra in aria, Iturbe il pallone sul sinistro, ora sul destro, ci pensa Iturbe, il pallone per Martinez che si gira, può calciare, viene disturbato. Peccato, aveva liberato il destro Martinez, ora recupera la palla alla Roma con Strootman. Poi il pallone per Keita, ora da Pjanic, c'è Ljajic che si fa vedere. Ljajic viene chiuso da un ottimo bersaglio, può ripartire, ora il contropiede del Sassuolo, pallone per Zaza. Ora Zaza attaccato da Manolas, poi Versalico, ancora Zaza, ora Peluso, Versalico attaccato, cercato dal giocatore della Roma, riescono comunque a destreggiarsi bene quelli del Sassuolo. Ora la Roma però torna in possesso palla con Adem Ljajic, Iturbe se la porta sull'esterno, poi viene chiuso, ora Rodriguez, il cross dentro dove c'è Jackson Martinez che gira, incredibile, sfiora il gol la Roma. Aveva colpito di testa Jackson Martinez che è saltato più alto di tutti. Guardate come gira questo pallone. Era destinato a finire in fondo al sacco e invece termina sul fondo. La Roma deve ritornare in possesso di questa palla se vuole costruire qualche azione per il pareggio. Ora Berardi dentro da Taider, la parata di Perin. Adesso sta bucando davvero facilmente il Sassuolo e la Roma deve stare attenta a non capitolare. Iturbe addosso a Berardi, ora il pallone è per Keita, poi Rodriguez, si fa vedere Gervinho, pallone per lui, Gervinho può puntare, taglia verso il centro Gervinho, salta netto Gazzola, può calciare Gervinho, la palla resta lì e poi rinvia la difesa del Sassuolo. Gervinho, Gervinho spalla alla porta, prova a puntare Gazzola, Gervinho prende il fondo, Gazzola ancora una volta non riesce a bucare la Roma. Ed è finita qui. E succede. Ragazzi, ragazzi. Risultato davvero clamoroso all'Olimpico. La prima sconfitta dopo 11 partite che non succedeva. Questa poteva essere la dodicesima. Dopo 11 partite senza sconfitte, la Roma perde l'imbattibilità. E lo perde in casa con il Sassuolo. Il gol di Biondini regala la vittoria alla squadra emiliana, che ha comunque fatto un'ottima partita difensivamente parlando, ma davanti ha creato ben poco se non quel gol di Biondini. Si mette male per la Roma, che adesso è a pari punti con la Juve, quando poteva essere tranquillamente a più 5 sulla seconda. Quindi davvero adesso dobbiamo migliorare la nostra rosa per permettere ad Udi Zlatan di fare il suo dovere e di portare il triplete allo Stadio Olimpico. Adesso abbiamo 5 giorni di mercato, poi ci sarà la sfida con l'Udinese. Il mercato naturalmente credo lo inizieremo direttamente dalla prossima puntata. È arrivata già un'offerta per un nostro giocatore che è Mattia Perin. Sta giocando un ottimo calcio e detiene record di reti inviolate Perin. Noi non vogliamo privarci di Perin a meno di un'offerta clamorosa. Quindi 20 milioni se volete il nostro portiere. Infortunia Seydou Keita, 2 giorni, quindi non grave. Vediamo i nostri giovani come stanno crescendo. C'è questo portiere Vagin che sembra essere molto molto interessante, poi c'è Isai e addirittura Camillo Dionisi, potenziale da 70 e 90, promette abbastanza bene. Vedremo come si svilupperà questo giovane. Purtroppo ragazzi, in questa puntata abbiamo visto soltanto un nostro gol, soltanto un nostro punto, che questa è la cosa più importante. Quindi davvero, diciamo, una puntata non proprio eccezionale per la nostra Roma, che sicuramente vorrà tornare ai suoi livelli dalla prossima partita. Intanto sono arrivate offerte per Jackson Martinez e Urbi Emanuelson. Martinez valutato
tra i 20 e i 23 milioni. Potremmo farlo partire per poi arrivare a un'altra punta, ma naturalmente farò decidere a voi. Quindi si ferma qui la nostra puntata, ragazzi. Io vi saluto. Ci vediamo alla prossima puntata. Lasciatemi qui sotto tutti i vostri commenti con i consigli per il mercato, calcolando che dobbiamo fare il triplete. Martinez non ci ha convinto poi così tanto, quindi si potrebbe anche lasciar partire. I colpi da fare sono pochi. In realtà abbiamo bisogno soltanto di top player per migliorare questa squadra. Quindi magari si potrebbe pensare a una cessione per poi reinvestire nel mercato i soldi guadagnati. Fatemi sapere voi quindi se volete che Jackson parta oppure volete che lo teniamo e chi prende dal suo posto. Io adesso vi saluto, lasciate i vostri commenti, ci vediamo alla prossima puntata, un salutone da Zlatan. Ciao a tutti ragazzi.